Salve, riprendiamo gli appuntamenti con il poeta maddalonese Aniello Barchetta. Lui raffigura un'alba di giugno in montagna ed è una situazione che praticamente ci fa ritornare indietro nel tempo, quando c'erano i montanari, quando c'erano i comuni e quando praticamente il grano veniva lavorato. Alba di giugno in montagna, ed ecco l'alba spunta, il cielo terso si fa d'un colore d'oro, oro rossastro, lontan, sempre più viva si presenta, dei monti la catena saliscendi. Annunzia lenta l'alba che ritorna, la squilla d'una rustica chiesetta, eretta ai piedi di una collinetta, coperta d'erbe, d'alberi e di fiori. Fra gli alberi dai frutti già maturi si leva dolce il canto degli uccelli. Gruppi di giovinette in cor cantando vanno al lavoro per i curvi sentieri. E i montanar che dormono russando vengono svegliati dai canti dei galli. Poi s'odono dei passi e delle voci nelle case rural fra piante e fiori. D'un tratto poi si schiudono le porte e la luce dei lumi entro si spegne. I montanari con consorte e prole richiudono gli usci e vanno a lavorare. Riprendono nei campi la falcetta e del bel gran ferve la mietitura. Rapido si diffonde in aria un coro sì dolce che ricorda tante cose. E il sudor per il corpo scende, il grano d'oro al suolo si distende, poco lontano dal mietitor le donne ne formano qua e là dei comuni. I primi raggi del sole cocente inondano anzitutto le alte vette e a poco si stendono ovunque ed ogni cosa chiara all'occhio appare. Vedendo quel raccolto esuberante, i contadini sono tutti giulivi, guardano il ciel, ringraziano il Signore, perché ben lieti essi potrai svernare.